Direttore Perotti, grande prestazione soprattutto sotto l'aspetto caratteriale perché avete stretto i denti nel momento in cui il Vasto Girardi ha pressato, vi poteva far male. Dal Molise vi portate una buona notizia, però dalle Marche al Molise arriva una brutta notizia che forse non vi aspettavate. Beh, diciamo, non ci aspettavamo, dobbiamo essere lucidi, è chiaro che la Sammentese è una squadra che è stata costruita per vincere. Si sperava oggi che davanti comunque a un pubblico importante, a una cornice importante, cercasse di fare comunque bella figura. Io non ho visto la partita, so solo che il Campobasso ha dato una dimostrazione di forza e è andata lì a vincere. Allo stesso tempo l'Aquila sta facendo un signor campionato. Come detto bene, oggi abbiamo tirato fuori un'altra caratteristica che ha questa squadra, sa soffrire. Quindi credo che siamo arrivati su livelli veramente alti da quando l'abbiamo ridisegnata. A questo punto, ripeto, finiamo queste tre partite, vediamo che cosa succede, c'è ancora la matematica e dobbiamo essere fiduciosi e soddisfatti del lavoro fatto. Poi magari fra tre giornate vedremo un'altra classifica. È chiaro che il Campobasso a questo punto ha il pallino totalmente in mano, se vinceranno gli vanno fatti solamente i complimenti, anche perché io vorrei ricordare che l'Aquila più di questo non può fare, ha levato anche 6 punti ai molisani, quindi l'Aquila il suo dovere l'ha fatto, lo sta facendo, siamo contenti così e speriamo di finire bene questo campionato. Sotto l'approccio e sotto l'aspetto soprattutto mentale, direttore, è complicato tornare ad allenarsi martedì e pensare che a prescindere dallo sforzo e dal sudore cacciato fuori, dall'altra parte devi sempre e comunque aspettarti uno scivolone, a questo punto più scivoloni della prima. Come ci si approccia alla settimana di allenamento? Ma sicuramente noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, dobbiamo pensare partita per partita, dobbiamo pensare di ottenere più punti possibili come abbiamo fatto fino a questo momento. Poi il Campobasso, ripeto, un occhio ce lo possiamo anche buttare, ma non è più questa la priorità, la nostra priorità è finire bene questo campionato. Poi se ci sono sorprese, e ci potrebbero essere anche sorprese, perché nella storia del calcio vorrei ricordare che l'anno scorso la Cavese aveva 6 punti di vantaggio a 3 dalla fine sul Brindisi, quindi può succedere di tutto. Però ad oggi il Campobasso è meritatamente primo, complimenti al Campobasso, complimenti all'Aquila che è diventata una squadra importante di questo girone.